siamo alla prima e unica residenza universitaria d'Europa che ha ottenuto l'Ecolabel. È la residenza universitaria di Torino, residenza Olimpia. Vediamo una serie di edifici dove vengono ospitati gli studenti universitari durante l'anno ed estate aperta ai turisti. Dunque io pensavo, facciamo entrare in una stanza di uno studente, poi c'è una zona comune dove loro possono mangiare, c'è tutta la questione del risparmio idrico, perché qui non vendono bottigliette di plastica ma usano tutta l'acqua del rubinetto. Zoomma sul quel collettore che c'è su Torino. Dice il nome, marchio. La struttura dove ci troviamo aveva già il marchio Ecolabel nel periodo olimpico e aveva ospitato i giornalisti. Quando è diventata residenza universitaria si è scelto di mantenere questo marchio apportando delle migliorie migliorare nel rispetto dell'ambiente. Qua per esempio possiamo vedere è stata installata una macchinetta erogatrice dell'acqua potabile, così che i vari studenti, gli ospiti, il personale della reception può accedere e prendersi direttamente con la sua bottiglietta di vetro o una bottiglietta riciclata l'acqua senza andare a utilizzare le bottigliette comprate e quindi a produrre rifiuti e inquinamento. Stiamo ospitando una mostra che rappresenta e ci fa capire a noi e agli studenti ospitati che cos'è il marchio Ecolabel. E vediamo che non c'è solo nelle strutture alberghiere eccetera, ma in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Siamo nella residenza Olimpia, una residenza che può accogliere fino a 391 persone, parte della residenza, la maggior parte insomma, degli spazi è destinata a ospitalità universitaria, quindi studenti borsisti, e un'altra parte è destinata a ospitalità universitaria di ospiti a pagamento, afferente ovviamente al mondo universitario. Qui di fianco stiamo per entrare nella palazzina D, che è la palazzina destinata appunto all'ospitalità universitaria di ospiti provenienti da tutto il mondo. Tutti appartamentini sono, doppio, singoli. Cucina e... Vediamo, vedere. Qui siamo in un appartamento della Palazzina D destinato all'ospitalità universitaria a pagamento, questa è la cucina, sono mini appartamentini dotati di un dispositivo per cui ogni studente ha il suo badge che viene inserito qua e fa in modo che l'elettricità si spenga quando lo studente non è in camera. Qua c'è l'informativa che si trova in tutti gli appartamenti e la possibilità di monitorare i consumi, modalità grazie alla quale siamo riusciti a, come dire, cercando di sensibilizzare gli ospiti a mantenere i consumi abbastanza stabili. Siamo in una cucina comune della palazzina C, quindi la cucina che gli studenti usano in comune appunto. Qui c'è la raccolta differenziata che possono utilizzare gli studenti, quindi vetro, organico, indifferenziato, carta e plastica. Qui le indicazioni e sulle cucine ci sono tutte le informative sul progetto Ecolabel.
Guardando invece verso l'alto possiamo vedere che su tutti i tetti piani delle quattro palazzine sono stati installati dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. La superficie complessiva è di 120 metri quadri ed è la più grande in Piemonte e a servizio appunto dei 420 ospiti e dei vari servizi che ci sono, palestra, ristorante eccetera, e riusciamo a coprire almeno il 30% dei consumi annui con la produzione grazie al sole, senza l'apporto di energie. La struttura è immersa nel verde, ci sono le varie specie arboree della zona, la lavanda, il rosmarino, e l'irrigazione di queste aree avviene solo in parte con l'acqua potabile, perché la maggior parte avviene con l'acqua piovana che andiamo a raccogliere in due cisterne interrate, ciascuna da 20 metri cubi. Voi siete tutti ospiti di questa residenza universitaria certificata Ecolabel. Come vi trovate in questa struttura così attenta all'ambiente? Dunque, l'attenzione all'ambiente si percepisce tutti i giorni. Il fatto di vivere in un posto con molto verde, molto spazio, aiuta sicuramente nella quotidianità. Esempi stupidi che fanno capire effettivamente quanto l'ambiente sia importante qui. È possibile prendere l'acqua direttamente dalle cucine attraverso un filtro, evitando spese sia personali sia comunque della struttura. Nell'ambito del risparmio energetico, un altro utile stratagemma è il badge, che fa sì che per evitare di lasciare luci accese, computer attaccati eccetera eccetera in camera, una volta rimosso il badge si stacca automaticamente. Un altro servizio che è stato inserito è il servizio di bike sharing, dove gli studenti possono prelevare e utilizzare delle biciclette messe a disposizione dell'ente. Siamo qui sul lago e andremo nel centro storico, in piazza Conte Rosso, dove si trova la casa per ferie con le Ecolabel. Tra un po' si vedrà i resti ruderi del castello di Avigliana, rimane poco perché è stato distrutto dai francesi. Sindaco, comune di Avigliana e marchio Ecolabel, un legame indissolubile, una storia di eccellenza. Ma direi proprio di sì, il marchio Ecolabel è uno degli aspetti, diciamo, della nostra politica ambientale, in particolare quello che si riferisce all'azione che noi svolgiamo per avere in tutte le strutture e gli esercizi pubblici alcune garanzie di impegno rispetto all'ambiente, rispetto al consumo di determinati prodotti. Siamo convinti che si cambia il mondo partendo dai piccoli comportamenti e soprattutto convincendo gli operatori economici che il turismo si promuove anche in una prospettiva assolutamente ecocompatibile e sostenibile. Il marchio Ecolabel è uno di questi aspetti importanti.
Certamente bisogna investire soprattutto sui ragazzi e quindi sulla scuola. Il protocollo APE che noi abbiamo proposto alle istituzioni scolastiche, dando anche degli incentivi, a volte alcune centinaia di euro per gli acquisti di prodotti anche minimi come detersivi o altri prodotti di facile consumo, è uno di questi aspetti. Certamente bisogna convincere e sconfiggere una mentalità che è quella di fare magari più in fretta negli acquisti, evitare una serie di procedure, interpellare ditte nuove, però crediamo che questa sia la strada. L'Europa parte dalle piccole cose, questo è un elemento di risparmio e partire da queste piccole cose, unificare i comportamenti su questo può essere un primo passo del mondo possibile, non quello delle grandi idee. Bene, questa è una di quelle strutture che noi abbiamo dato in concessione, l'ostello, ne abbiamo altre, fra cui il campeggio comunale, ed è una di quelle strutture che appunto per sottoscrivere la convenzione devono rispettare l'adesione a questo marchio Ecolabel. E io penso che in questo momento sia importante che si estendesse questa mentalità e credo che anche la TV di Stato, che sta facendo delle promozioni rispetto all'Europa e quindi una pubblicità progresso che ci fa sentire europee, sarebbe importante, magari anche con la collaborazione di Ispra TV, che si sta interessando di questo e sta svolgendo questo bel servizio, promuovere il marchio Ecolabel a livello nazionale, affinché si estenda sempre di più questa mentalità e si ottengano dei risultati, magari piccoli, ma che messi insieme costruiscono forse un'Europa migliore anche dal punto di vista ambientale. Buongiorno, benvenuti all'Ostello del Conte Rosso, struttura Ecolabel ambientale e sostenibile per passione e per scelte di vita, familiari, di appartenenza. Ecco qua, venite. Questo è il nostro ingresso, dove abbiamo le indicazioni rispetto alle politiche ambientali nostre e del Comune. E ci sono tutti dei testi con le politiche ambientali del Comune, e tutti dei volumi dell'ente parco comunque legati all'ambiente. È la sala colazioni. Ecolabel, la cosa più importante che si svolge qua di Ecolabel e che si differenzia rispetto agli hotel classici normali è quello che noi non utilizziamo mini porzioni, quindi non ci sono mini porzioni di marmellata, non ci sono mini succhi, non ci sono due fette biscottate chiuse dentro la plastica, ma come uno d'altronde dei parametri, ai nostri ospiti offriamo la marmellata ma presa da barattoli grandi, i succhi presi da succhi grandi, le fette biscottate non sono a due ma sono in pacchi più grandi per ridurre gli imballi e quindi si cerca su questo che è una piccola cosa di fare grandi cose. Prego, proprietà del Comune, il palazzo e noi come associazione PLAF lo gestiamo. Guardate che porta. Primo ingresso nella struttura, nella zona notte. Ai nostri ospiti diamo una serie di indicazioni. Indicazioni generiche di sicurezza e di legge, ma anche e soprattutto le indicazioni Ecolabel, chiedendo a tutti loro di contribuire a questa scelta che abbiamo fatto. Sono i soffitti originali del Cinquecento. E i portali di nuovo come sotto del Settecento. Vi faccio vedere velocemente cosa vuol dire avere una classe di bambini di quinta elementare dentro una stanza. Questo è il monito, ma il nostro motto è questo, che dice: ad andare per sentieri o prima o poi ci si incontra, come sta succedendo ora.